Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi devo dare delle notizie importanti. La prima cosa che ci tenevo a dire, perché sia io che mia sorella ci siamo accorte che spesso ci chiedete nei commenti, anche nel secondo canale, a quale orario carichiamo i video. Carico il video quindi sul primo canale e sul secondo canale, quindi volevo dire questa cosa, che carico i video sempre di solito alle 2 o alle 3 del pomeriggio, appunto, così tornate da scuola, da lavoro, un pausa pranzo, insomma, e vi vedete il video, e carico video ogni giorno. Può capitare che appunto alle 2, di solito dovrebbe essere il mio orario, non riesco a caricarlo e quindi lo carico alle 3, un'oretta dopo, quindi questo è l'orario in cui trovate sempre un nuovo video ogni giorno, o sul primo canale o sul secondo canale. Io ne carico sempre uno al giorno, e a volte lo carico sia di qua che di là, però è difficile che riesca, però uno al giorno lo carico. E quindi, se ancora non siete iscritti al mio secondo canale, iscrivetevi, perché molto spesso capita ad esempio che non carico il video, però non è che non c'è, perché l'ho caricato sul mio secondo canale. Se siete iscritti a tutti e due i canali non ve ne perdete neanche uno, quindi ogni giorno vedete questa bella facciaccia, che felicità. Volevo sapere da voi quali video vorreste vedere sia sul primo canale che sul secondo canale, perché comunque io ogni settimana decido i video da fare, li registro e molto mi baso anche sulle vostre richieste, sui video che sono più visualizzati, che hanno più like. Infatti molto spesso dico: lasciatemi tanti like così ne faccio un altro. Non è con il like si guadagni qualcosa, è semplicemente un modo che serve a noi youtuber, a me in particolare lo utilizzo molto appunto per capire, quindi quando ci sono molti pollici in su che quel video è piaciuto, e quindi subito ne registro uno simile. Ad esempio, ipoteticamente, video prodotti al supermercato, video ricerca cosmetica raggiunge tanti like, subito ne registro un altro e quindi lo programmo anche per la settimana successiva. Come sapete, a me piace alternare su questo canale, è da anni che ve lo dico, mi piace alternare varie cose, vari argomenti, ed è per questo proprio che faccio video da tanti anni senza mai fermarmi ogni giorno, che veramente spazio, tante idee, tanti argomenti. È proprio il mio canale, è la mia vita, qua parlo di tutte le mie cose, tutto ciò che mi appassiona, quindi sia sul primo anche sul secondo, ad esempio dell'alimentazione, lo sport, le ricette cosmetiche, i prodotti bio, ma anche vlog, appunto, quindi vi porto come proprio nella mia vita e faccio vedere quindi la mia famiglia, scene di vita quotidiana, di follia, tutte queste cose qua, tutto ciò che mi appassiona, gli acquisti, la casa. E proprio a proposito di questo, vi volevo appunto informare, quindi fatemi sapere nei commenti quali video vorreste vedere, mi raccomando, io ci tengo tanto alle vostre richieste, cerco di esaudirle sempre e spesso mi date proprio voi degli spunti per nuovi video. Quindi vi volevo informare di questa cosa, che ho deciso di prendermi una piccola pausa la domenica. Quindi una pausa da YouTube, nel senso che mi prenderò come un giorno di festa la domenica in cui non caricherò video. Quindi, a differenza di prima che caricavo video sempre, adesso caricherò video lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato sul primo e sul secondo canale. La domenica non lo caricherò più per il semplice fatto che sto lavorando a un progetto che mi tiene impegnata davvero tanto tempo e che vedrete a breve. Sono felice perché è una nuova cosa al di fuori di YouTube, e quindi mi serve un giorno da dedicare a questo. Ho pensato la domenica, e ho pensato anche la domenica perché comunque, avendo, voi sapete, preso casa e comunque adesso vivo da sola, non sto più con i miei genitori, ovviamente la casa mi prende molto tempo, perché ovviamente i servizi, le cose domestiche, la casa nuova, il cagnolino, il mio fidanzato, insomma, richiedono attenzione, richiedono tempo. Quindi ho pensato di ritagliarmi questo pezzettino per loro sempre la domenica, quindi questa domenica sarà piena di cose da fare. Vabbè, a parte scherzi, devo comunque dare spazio anche a quelle che sono appunto le mie esigenze al di fuori di YouTube, quindi la casa, la famiglia, il fidanzato. Sapete quanti impegni ci sono, no? La vita quotidiana, e quindi ovviamente devo dare spazio anche a loro, oltre al fatto di questo grande progetto di cui vi ho appena parlato. Quindi spero che capirete questa cosa, che non caricherò il video la domenica, quindi lo troverete. Però, dato che la domenica era il video dedicato alle sorelle Monelle, no? Sono anni che la domenica
abbiamo stabilito il giorno di mettere sto video un po' così alla cavolo con mia sorella, simpatico, per farci due chiacchiere, potevano essere acquisti, poteva essere una challenge, una semplice chiacchiera fra donne, quindi la domenica una cosa spensierata. Non è che non lo faremo, noi lo faremo comunque, ma lo caricheremo il lunedì. Quindi praticamente il giorno delle sorelle Monelle non sarà più la domenica, ma sarà il lunedì. Oppure magari il sabato, insomma, comunque quel video lo vedrete quasi sicuramente il lunedì. Quindi cambierà solo di un giorno, insomma, che la domenica lo troverete il lunedì. Quindi per adesso è così. Vi farò sapere quando poi, se mi libererò, se troverò il tempo, insomma, così là ritornerà attiva anche la domenica. Nel frattempo comunque mi troverete come al solito su tutti i social, dove carico tante foto, tanti link, tanti post utili, anche sul blog, sul mio blog www.caridadolce.com. Continuerò a postare un nuovo post ogni giorno su rimedi casalinghi, ricette cosmetiche, prodotti bio, recensioni di prodotti, quindi seguitemi anche sul mio blog e sui social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, là veramente vi lascio tutti i link nel box informazione. Quindi questo è tutto, era semplicemente un video per avvisarvi di queste cose, di questa mia piccola pausa che ho deciso di prendermi, spero che mi capirete, aspetto nei commenti di leggere le vostre richieste e non vedo l'ora di parlarvi del mio nuovo progetto, spero che vada tutto bene, vi potete parlare al più presto, e viva, vi mando un bacio grande, ciao!